Le senatrici carraresi del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici e Sara Paglini, hanno festeggiato oggi la vittoria di Francesco De Pasquale e hanno raggiunto il loro sindaco nella sede pentastellata in centro città. Un'occasione per riflettere sul contributo che le due parlamentari potranno dare alla nuova amministrazione, a iniziare dai beni estimati. Il meetup Carrara diventi un modello su scala nazionale. È la proposta che la senatrice carrarese Sara Paglini ha fatto ieri notte a Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, che l'ha chiamata per festeggiare l'elezione di Francesco De Pasquale a sindaco di Carrara. Per quello che hanno fatto qui i ragazzi negli ultimi 11 anni, con l'elezione di 3 consiglieri nel 2012, 2 senatrici nel 2013 e un consigliere regionale nel 2015, Carrara deve diventare un modello nazionale, ha insistito la Paglini, convinta che il meetup Carrara debba essere studiato da tutti gli altri perché si comporta e si muove esattamente secondo i principi del Movimento 5 Stelle. La senatrice certo non dimentica i demeriti del centro-sinistra, che ha per così dire contribuito al risultato dei grillini. Per come hanno lavorato e si sono mossi, però, il merito di questa affermazione è tutto del meetup Carrara. Hanno fatto banchetti sempre ovunque, con il sole e con la pioggia, sacrificando il proprio tempo nel nome di un'idea, una cosa che in Italia non si vedeva dai tempi della Resistenza, aggiunge. D'accordo con la Paglini anche Laura Bottici, questore del Senato, anche lei rientrata in città per festeggiare De Pasquale. Finalmente anche noi adesso possiamo fare di più. Molti ci hanno accusato come parlamentari di non prodigarci abbastanza per la nostra città, ma dobbiamo dire che la precedente amministrazione non ci ha mai coinvolte. Quando Angelo Zubbani veniva a Roma chiamava i suoi amici, non noi, che, lo dico con onestà, non ci saremmo mai tirati indietro per la nostra città, precisa la Bottici. L'elezione di un sindaco grillino spiana dunque la strada a una filiera politica che da Carrara arriva a Roma, passando per Firenze, dove Giacomo Giannarelli, consigliere regionale pentastellato e carrarino doc, farà da sponda alle proposte di De Pasquale. Il tutto a partire anche dai beni estimati. Stiamo lavorando per organizzare un tavolo tecnico con il Ministero delle Finanze e quello dello Sviluppo, ha annunciato Laura Bottici. Mi aspettavo che l'argomento fosse già stato portato all'attenzione dei vertici dei due ministeri, ma non è così. Dobbiamo quindi partire da zero. Ma siccome non vogliamo fare pagliacciate, ci muoveremo con grande attenzione, ha assicurato il questore del Senato.